Carissimi ragazzi in ascolto, Ave Maria a tutti, ben ritrovati, un santo pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di radio e buon consiglio, e un santo pomeriggio da Don Leonardo Maria Pompei, e faremo oggi una nuova puntata, a Dio piacendo, di Spazio Giovane, continuando la nostra disamina del nono comandamento che abbiamo cominciato ad analizzare nella puntata precedente, che oggi cercheremo di approfondire, possibilmente forse arrivando alla conclusione, o forse avremo bisogno della puntata anche della prossima settimana. Allora, se vi ricordate, la volta scorsa ci siamo fermati alla lettura di alcuni stralci, ampli stralci per la verità, di santi sacerdoti, a partire da San Pio, che è santo canonizzato, mentre Don Dolindo, Ruotolo, Don Giuseppe e Tommaselli sono morti in concetto di santità, ma attualmente non sono ancora santi canonizzati, anche se personalmente spero che lo diventino presto, e parlare della serietà e della gravità delle modi vericonde. Vi ricordo che stiamo parlando del nono comandamento, che è non desiderare la donna ad altri. Chiaramente nel desiderare la donna ad altri è direttamente, diciamo, implicato lo sguardo, no? Quindi ci sono dei peccati che si fanno ovviamente con gli occhi, e questi peccati possono essere provocati, non è detto che lo siano, ma possono essere provocati da un comportamento, diciamo così, non corretto da parte di qualche signorina che vada vestita in maniera un po' troppo, come dire, procace, no? Abbiamo visto tutto questo. Ecco, e adesso dovremo occuparci di proseguire il discorso e più che altro riprenderlo da dove abbiamo finito. E commentare, insomma, anche gli esiti del discorso che abbiamo fatto, no? Quindi cercando di commentare quanto abbiamo visto a proposito di questi degli interventi di questi santi sacerdoti che hanno parlato sul tema delle mode. Riprendiamo le file di alcuni discorsi. Allora, io vorrei richiamare l'attenzione anzitutto su quanto Don Giuseppe Tomaselli scriveva circa le gravissime responsabilità dei genitori in merito alle mancanze al pudore e alla modestia delle figlie. Ecco. Senza dimenticare l'ancora più crudo, e che, come facevo rilevare a noi contemporanei, sembra per certi aspetti assai estremo episodio, è di San Pio di Pietrelcina e ai suoi aspri rimproveri contro quel papà, reo, diciamo così, di mandare il figlio con pantaloncini un po' troppo corti e quindi suscettibili di provocare pensieri malsani in qualche bambina un po' troppo precocemente cresciuta. E in ogni caso bisogna ritenere una cosa, i genitori devono essere attenti su questo punto ai figli e non essere ingenui né pensare che per la tenera età non siano suscettibili, ora più che mai, di precoci risvegli di concupiscenze. Io nei giorni scorsi ho avuto un incontro con i genitori, per farvi capire, insomma, quanto in questo nostro tempo si sta sciaguratamente, disgraziatamente lavorando in questo senso. E nel senso che in Svizzera è in cantiere un progetto di legge per insegnare l'educazione sessuale senza possibilità di obiezione di coscienza ai bambini dell'asilo. Noi la chiamiamo così, adesso io la chiamo ancora così, si chiama tecnicamente scuola primaria, che adesso, se uno non usa linguaggi corretti, succede il pandemonio. Quindi, cioè, addirittura violare, cioè,
una possibile età dell'innocenza, supposta che questa età dell'innocenza ancora ci sia, che qualcuno lo mette in dubbio che si possa ancora parlare per i bambini dell'età dell'innocenza. E vi cito questo episodio perché oggi su questa materia abbiamo visto prima alcune testimonianze che chiaramente sono lasciate alla nostra libertà, uno può crederci e non crederci, che vengono dai piani bassi, come dire, in maniera soprannaturale. E la volta scorsa abbiamo visto le testimonianze di tre santi sacerdoti cattolici e oggi vedremo un documento assai, insomma, eloquente, che è un vero e proprio manuale, si chiama Manuale per i comunisti della Florida, testualmente, ma è chiaramente datato, ma a suo tempo fu messo in giro, poi vi darò anche riferimenti mediatici, in area comunista massonica, con il chiaro intento di corrompere soprattutto la gioventù, ma non solo, proprio l'intera società, con la moda in vere conto e con la pornografia. Quindi ce ne abbiamo per tutti, quindi abbiamo testimonianze dal piano di sotto, testimonianze da santi sacerdoti, quindi di parte dal mondo cattolico, e testimonianze da parte di alcune associazioni laiche, chiamiamole così con un termine eufemistico, che attestano purtroppo la gravità e l'estrema serietà e anche l'estrema efficacia di questo strumento come mezzo di corruzione di intere società. E al contrario, io invito gli ascoltatori, anche più giovani, ad andare a rileggere le storie, gli atti dei martiri, dei primi cristiani, dei primi secoli. Io tante volte ho detto in radio, io qui sono a Latina, di cui è patrona Santa Maria Goretti, che è la martire della purezza e della castità, ma anche della modestia, anche se pochi lo sanno. L'ho evidenziato nelle omelie dello scorso 6 luglio. Non soltanto Santa Maria Goretti è morta a 14 colpi di punteruolo perché voleva difendere la sua castità e non cedere alle lusinghe di chi voleva violentarla, ma mentre veniva uccisa Marietta stava attenta a tenere bassa la gonna, non a pararsi come ogni bambina di neanche 12 anni fatto queste cose, è umano e normale che faccia, cioè ti stanno prendendo a coltellate, è ovvio che il gesto istintivo è che con le braccia vai a parare i colpi che ti arrivano. Non ha fatto questo, con grande stupore del suo aggressore. Quindi questo per far capire quant'era radicata, ecco, dentro il cuore di questa fanciulla non soltanto l'amore alla purezza, ma anche l'amore alla modestia, perché queste due virtù sono sorelle gemelle. Chi è puro necessariamente è modesto, e chi è modesto custodisce la purezza. Chi è immodesto necessariamente è impuro, e chi è impuro quasi sempre arriva all'impurità attraverso il canale dell'immodestia. Quindi queste sono cose importanti. E pensiamo adesso a un altro particolare. Io non voglio sembrare un bacchettone e un moralista, però, santo cielo, penso che ci siano un pochino dei limiti, no? Pensiamo per esempio a quello che si vede d'estate sulle spiagge. Io vi posso testimoniare che parlando in termini molto generici su queste questioni, però vi assicuro che tante persone si sono rivolte a me anche durante la scorsa estate chiedendo consiglio. Dice, padre, cosa dobbiamo fare? Lei non ha idea di quello che si vede sulle spiagge. Io ho figli piccoli, devo portare almeno i miei figli al mare, ma ce li posso portare, non ce li posso portare, che facciamo, che non facciamo? Dicono che vanno in giro, non si trovano, dicono, io non lo so queste cose qui, quindi può darsi che mi siano arrivate notizie esagerate, quindi voi prendete queste cose col beneficio dell'inventario, faccio il prete, quindi non sono uno stilista, non sono un esperto di queste cose, però qualcuno dice che trovare un costume decente è un'impresa, perché i costumi che girano adesso sono tutti quanti estremamente, troppo risicati. Ecco, e c'è stata una persona, io non so se è vero, riferisco quello che mi è stato detto, cioè, perché pensate quello che è successo nelle spiagge, no? Io vi ripeto, non voglio dare l'impressione, però mi limito a fotografare, io ho i filmini, ho i Super 8 di quando era della fine degli anni 60,
d'accordo? E inizi degli anni 70, sono nato nel 71, di quando andavano i miei genitori al mare a metà degli anni 60 con mia nonna che aveva il costumino, non so se avete visto le, cioè erano quelli che c'erano praticamente era un toppino, era una sorta di costume intero con, come dire, una sorta di pantaloncini cortissimi, adesso non so come descrivere queste cose qui, e chiaramente ampiamente accollato. Quindi era un costume, ma era un costume, come dire, se ci andassero in giro oggi sarebbe, come dire, assolutamente l'esposizione al pubblico ludibrio, ma era, come dire, una cosa decente. Ecco, dopo un po' di tempo sono cominciati ad andare di moda i costumi interi un po' più scollati e un po' più sgambati, cioè anziché esserci pantaloncini, come dire, erano simili a come sono quelli di adesso, adesso perdonatemi che non è che sono molto molto pratico, no? Dopo un po' di tempo è cominciato ad andare di moda il bikini, qui tagliamo un altro po' di roba, bikini comunque sia, come dire, non sgambati e non insomma eccessivamente risicati per quanto riguarda la parte superiore. Poi abbiamo cominciato ad accorciare sempre di più, quindi i costumi sempre più sgambati, sempre più sgambati, sempre più sgambati. E poi parti di sopra sempre più accorciate, sempre più accorciate e sempre più accorciate. Dopo non erano ancora più contenti. A un certo punto comincia ad andare di moda il topless. Sto facendo adesso, fa ridere questa storia, però fotografiamola del discorso delle spiagge. Il topless, quindi via completamente la parte di sopra. Dopo non erano più contenti, quindi hanno cominciato prima ad andare di moda i tanga. I tanga sarebbero stati, quindi fatto il topless, dobbiamo scoprire un altro po' dalla parte di sotto, quindi riduciamo sempre di più la stoffa della parte di sotto. Dopo i tanga non andavano più bene, hanno fatto il perizoma, d'accordo? E una persona l'estate scorsa mi ha detto, guardate che io rido, però ci sarebbe da piangere, questo per far capire quando parte un meccanismo, qua non lo fermi più. Mi ha detto, io sono anni che non vado, ve lo confesso, in spiaggia d'estate. Non è che a un prete sarebbe assolutamente proibito andare in spiaggia d'estate, se trovasse, se il Signore gli desse 2 o 3 giorni dove ha poco da fare, cosa ben difficile. Però in teoria, come gesto in se stesso, non è che andare al mare sia ipso facto un peccato mortale, d'accordo? Assolutamente. Però immaginate, io come faccio ad andare al mare? Cioè, capite, anche se io fossi capace, il che insomma sarebbe da dimostrare, anche se ci metterò tutta la buona volontà, di mantenere puliti gli occhi e di stare a trascorrere il tempo della spiaggia guardando il cielo e il sole, perché tanto questo dovresti fare oggi, voi capite che la semplice presenza di un ambiente, cioè in un ambiente del genere, certo, se uno non è che uno andrebbe al mare con la veste talare, quindi magari non ti riconoscerebbero, però se qualcuno ti riconosce, certamente non è proprio un ambiente adatto a un sacerdote, cioè non è diventato un ambiente adatto a un sacerdote, no? Comunque, questo per dirvi, l'ultima che mi viene a dire una mia cara figliola, dice: guardi, padre, non sa l'ultima che sono inventati al mare, perché adesso non sanno che oltre fare, perché sarebbe rimasto dopo che uno ha fatto il perizoma della parte di sotto, cos'altro vuoi togliere? Ti levi anche la parte di sotto, è venuto. Allora, questo sono ancora arrivati, però hanno fatto un perizoma con la parte anteriore ultra 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 ristretta, cioè talmente stretta che lascia scoperto parte, perdonatemi, ma questo è quello che mi hanno detto, della peluria pubica della donna. Quindi è praticamente proprio rimasto proprio la striscettina. Io non ho visto ovviamente queste cose. Rife Se mi hanno dato informazioni sbagliate, qualcuno telefoni e mi dica: guarda, padre, lei è fuori di testa perché queste cose non stanno né in cielo né in terra. Io riferisco quello che mi hanno detto. Allora voi capite che dentro questa dimensione diventa un pochino complicato muoversi, no? Cioè, stiamo arrivando veramente a degli estremi pazzeschi, no? Cioè, in spiaggia siamo arrivati a questi livelli. Fuori la stessa cosa è successo, no? E il problema è che negli ultimi anni sono completamente stati violati anche gli spazi dei luoghi sacri. Voi andate, io porto d'estate in giro i ragazzi per i campi, eccetera, tutte le grandi basiliche. Allora, mentre nelle chiese normali, purtroppo, cioè dove non c'è la possibilità, cioè perché voi immaginate che in una parrocchietta mica uno può, mica un po' lo parroco può stare a permettersi il lusso di pagare, non lo so, 1.000 euro al mese una persona che si mette alla porta con quei ridicoli teli che si devono mettere, perché, cioè, che cosa fai? Cioè,
tra turisti e non turisti, vanno veramente alcuni in chiesa vestiti peggio che in spiaggia. Allora o cacci la gente e non la fai entrare, il che insomma capite che... Oppure che fai? Devi metterti a fare quelle cose assolutamente ridicole che una donna che si fa mettere addosso quella cosa dovrebbe vergognarsi, no? Però che fai? Perché adesso si è perso anche il senso e il rispetto del luogo sacro. Guardate gli abiti da sposa che fanno in giro. E come vanno gli invitati ai matrimoni. Io vi assicuro che è un problema grande, perché per quanto uno cerchi, come dire, di osservare un minimo di carità, è imbarazzantissimo anche per un sacerdote, no? Perché, cioè, io mi offenderei se fossi uno che mi vengano a dire guarda, mi raccomando, cerca di venire al matrimonio vestito in maniera decente. Perché dovrebbe essere una cosa ovvia. Ma guardate che ovvio non è. Non è che uno si mette a fare l'esagerato se c'ha la gonna che arriva a due dita sopra il ginocchio. Non è questo. È ben di peggio. Capite? Quindi diventa veramente un guaio, un problema. E la cosa grave è che ormai queste cose sono diventate cultura. Quindi non sono più avvertite, come accennavo, come mali da parte della cultura sociale, quindi loro non si rendono conto, quindi veramente devi stare pure attento quando gli fai notare alcune cose, perché se no sono offende, e si offendono perché non si rendono minimamente conto ormai della gravità, e adesso lo capiremo perché, no? Perché una volta che uno fa costume, siamo belli che rovinati e non c'è più niente da fare, cioè nel senso, c'è sempre da fare, per carità. Però la situazione è abbastanza critica, ecco, quindi adesso lo vedremo ulteriormente insieme. Quindi la fotografia è fatta in un certo modo ed è purtroppo di questo genere, no? Quindi comunque, tornando, tanto per la cronaca, io tempo fa lessi su un testo di padre Pellegrini Ornetti, buonanima, anche lui sacerdote morto con il concetto di santità, era esorcista nella diocesi di Venezia, e lui raccontava che durante un esorcismo il demonio gli aveva raccontato che era riuscito a spogliare le cristiane mandandone in spiaggia, sue testuali parole, in bikini e monochini come tante vacche e vacchette. Questo è quello che scriveva e padre Pellegrini Ornetti, riferendolo, come sempre detto, dal nostro ospite sgradito del piano sotterraneo. Ecco. E io so per certo che alcuni movimenti cattolici, preferisco evitare di fare nomi in diretta radio, perché sembrerebbe poi elogiare gli uni a discapito degli altri, però alcuni, lo so con certezza, consigliano chiaramente alle donne, per quanto riguarda le spiagge, di portare dei bei costumi, non dei costumi degli anni 50, però possibilmente sobri e preferibilmente interi, come testimonianza, come segno, perché non c'è bisogno, non è necessario, specialmente per un figlio o per una figlia di Dio, attirare troppo l'attenzione, per una forma di rispetto verso se stessi, di amore verso il Signore e anche di amore verso il marito, perché il corpo della moglie appartiene al marito, ed è un dono che la moglie ha fatto al marito, quindi non dovrebbe essere, come dire, pubblicamente, e anche se uno non è sposato non fa niente, perché se tu non sei sposato, se non sposata, quel corpo lo consacrerai al nostro Signore, non sposandoti, oppure lo donerai al tuo marito, che è l'unico che avrà il diritto di vederlo, di santamente goderne e di riceverlo in dono. Per gli altri dovrebbe sempre rimanere, io scherzo con i miei ragazzi, un bel mistero, non della fede, perché non si tratta di... ma un mistero comunque, non si sa com'è, non c'è bisogno di ostentarlo, di pubblicizzarlo o di evidenziarlo. E conosco personalmente mamme che, non contente neanche di questo, vanno in spiaggia liberamente, quindi senza che nessuno gli abbia detto nulla, non soltanto con un costume intero, ma anche magari con un elegante pareo, per, come dire, come gesto ulteriore di, come dire, di dissenso dinanzi a tutte queste cose, no? Io le ammiro, perché sono donne coraggiose, fanno qualcosa di più, sicuramente saranno viste, e forse saranno anche messe alla berlina e prese in giro,
Ecco, però se sono viste da qualche fanciulla che non ha molto chiari alcuni canoni essenziali della modestia, capite che le cose che si vedono lasciano il segno. I segni esterni sono molto importanti e pagano questa cosa con la ridicolizzazione, che vengono chiamate bigotti o cose di questo genere. Io personalmente, questa è una mia opinione personale, discutibilissima, ritengo che il Signore sia molto contento di queste cose e ricompenserà il coraggio di queste donne coraggiose, ecco, che vanno un pochino oltre proprio per dare un segno contrario. Siccome sono andati molto oltre, come vi ho accennato con l'inverecondia, perché siamo andati molto oltre il bikini, che già è oltre quello che un cristiano potrebbe fare, ma siamo andati molto oltre. Adesso non vi rifaccio tutta la storia che ho fatto prima, no? Quindi, in presenza di bambini, il suggerimento che qualunque sacerdote, come dire, prudente dà: guarda, cerca una spiaggia, possibilmente. Adesso non sono pratico, quindi dico: vedi un attimo se tra tutti i posti che ci stanno in giro, tutti gli stabilimenti, c'è un posto dove ci sono famiglie un po' più attempate, insomma, persone un po' più sobrie, dove non si vedono troppi spettacoli, e al limite privilegia gli orari che non sono troppo frequentati da persone che non hanno molto a cuore alcuni valori. Generalmente, se uno va in spiaggia abbastanza presto la mattina, tipo le 8 e rimane fino alle 11, è meno facile incontrare situazioni di questo genere. In linea di massima, io qui parlo per supposizioni teoriche, perché non frequentando queste cose presumo che sia, voglio sperare, possibile trovare qualche fazzoletto di terra un pochino più decente. Oppure orari un pochino più congrui, un pochino più consoni. Comunque i bambini quelle cose le vedono, capite? Ed è una violenza molto grave questo qui, così come alcune pubblicità che girano in televisione. Io anche la televisione è la stessa cosa, sono molto pratico con Facebook, con internet, con i ragazzi. Ogni volta che parlo di queste cose ne so più io di loro. La televisione, non essendo per me un mezzo, come dire, di evangelizzazione pastorale, non la vedo mai la televisione, proprio, veramente mai. Qualche volta vedo il telegiornale, essendoci gli orari fissi non riesco quasi mai a farlo, sento qualche notizia volante, generalmente, uso gli schermi per vedere qualche film, quando non lo so, devo vedere un film, un cinema in famiglia, un cinema parrocchiale, cose di questo genere. Se noi non, quindi non ho il polso. Qualche rara volta che mi è successo di vedere qualche spot, qualche rara volta ho visto qualche spot che dico: santo cielo, dico, però non mi sembra affatto opportuno mandare all'1:30 sulla TV di Stato uno spot di questo genere, perché dico, so, sti poracci di genitori, per quanto vogliano stare attenti, che devono fare con sti poveri figli? Cioè, capite che dopo veramente diventa proprio complicata la vita, no? E un genitore è costretto a subire il fatto che un ragazzino, un bambino di 3-4 anni, deve vedersi, scusatemi, un asseno nudo alle 13:20, alle 13:30 del giorno sulla TV di Stato. Sarà normale una cosa di questo genere? Sarò esagerato io? Spero, non lo so, io delle volte, insomma, rimango sinceramente, guardate, senza parole, insomma. E non mi capacito di come, non dico la fede, qui non stiamo parlando di fede, penso io. Non vogliono, cioè, sono cose con un minimo di buonsenso. Se uno ci riflette, penso che ci dovrebbe arrivare. Penso che ci dovrebbe arrivare, insomma, uno che abbia un pochino di sale in zucca, no? Un po' di sobrietà. Ecco, come tutti quanti lodano la sobrietà dell'attuale pontefice. Stanno sempre tutti a lodare la sobrietà, no? Cioè, ma la sobrietà è universale, non c'è soltanto la sobrietà nello spendere i soldi o nel tenere la, come dire, la, o nello spegnere le luci quando non è necessario, cose tutte sacrosante, eh? D'accordo? C'è anche la sobrietà, per esempio, nel non buttare i cibi all'immondizia, cosa di cui gli italiani sono maestri. Sul sito della mia parrocchia c'è postato nella sezione articoli interessanti un articolo uscito su Avvenire un paio d'anni fa, l'oltraggio del cibo sprecato. Andate a vedere quanta roba buttano gli italiani ogni anno, ci sfamerebbero un continente
con gli sprechi di roba da mangiare. Io quando porto in giro il cane da queste parti, ogni tanto il cane ritorna con una pancia grossa tanta, perché trova vicino ai bidoni della spazzatura pagnotte di pane intere buttate senza essere state neanche toccate. Anche questa è sobrietà, o no? O la sobrietà è soltanto che la chiesa spende troppi soldi? E la sobrietà penso che sia anche la sobrietà del linguaggio, o che la smettessero anche da un punto di i politici a stare sempre a litigare, a insultarsi o fare cose di questo genere, o a sbattere in faccia le notizie, le diffamazioni del prossimo. E sobrietà è anche la sobrietà nei costumi, Cribbio, penso, no? Cioè, un minimo di decenza, un minimo di decoro, un minimo di buon gusto. Non sto parlando di virtù morali. Cioè, il nudo è grezzo, è volgare, è pacchiano, fa schifo. Ecco. È da coatti, è da persone che non si rispettano, rispettano né se stessi né il prossimo. Quindi non, io non penso neanche che dovremmo fare una questione di fede. Penso che ci vorrebbe un bel po' di buon gusto e un bel po' di buon senso. Ciao insieme, un saluto alla Madonna, dato che sono le 17. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, proseguiamo la seconda parte, diciamo, di questo discorso. Io vorrei anche, insomma, dire che mi consta e mi sembra veramente assurdo una cosa di questo genere. Sinceramente mi sembra un pochino assurdo anche per me, io confesso, perché dico, ma santo cielo, ma se io l'estate mi sto morendo di caldo, io personalmente, Leonardo Pompei, d'accordo, se c'è una cosa che amo è il mare. Che vogliamo fare? Da piccolo stavo sempre al mare. Per me non andare al mare è un sacrificio, lo faccio volentieri, offerto per il Signore, no? Però dico, non avrei tempo di poterlo fare. Però se un giorno uno, magari, non lo so, la settimana dopo Ferragosto, quando nelle parrocchie, a meno che non muore nessuno, non c'è tutto questo grandissimo movimento, io non sto in un posto di mare, quindi... Ma se mi venisse lo schiribizzo, dico, c'è un'ora disponibile, prendo una macchina, vado a fare un bagno, non lo posso fare. Pur volendo... Non lo, cioè, quindi uno dice, dai, offri il sacrificio al Signore. No, io lo devo offrire per forza, il sacrificio al Signore. Non è un sacrificio liberamente assunto. Ci sai, in spirito di penitenza rinuncio ad andare al mare. Ma lo devo fare per forza. Lo faccio volentieri. Però non è giusto una cosa di questo genere. Parlano tanto di rispetto dei diritti del prossimo, delle cose. Rispetta anche il diritto che io ho, che non mi voglio vedere per forza sbattuto in faccia con gli spettacoli. Se li voglio vedere, vado a rogare luci rosse. E perdonatemi la franchezza, eh? Tanto su internet ci stanno tutti i siti porno che uno vuole. Ti vengono incontro dovunque queste cose qui. Ma io dico, in pubblico non è possibile una cosa di questo genere. Io studiavo diritto penale e quando studiavo diritto penale c'erano ancora atti osceni in luogo pubblico, c'erano ancora le offese alla pubblica decenza. Mo' sono 20 anni che non studio più diritto. L'avranno abrogati questi commi, questi articoli del codice penale, presumo, perché altrimenti sarebbero tutti andati in galera. O fare multe a tutto spiano. Non è possibile. Io so di laici, d'accordo, non di preti, che infastiditi da tutta quanta questa cosa hanno rinunciato completamente a frequentare le spiagge. Sicuramente facendo un atto lodevole agli occhi del Signore, ma un atto che comunque è ingiusto. È ingiusto. È ingiusto. Io so perché mi consta, dice, offriamo questa cosa per la conversione di tutte queste persone che non si rendono conto di quello che fanno e perché presto possiamo riavere in giro nell'Occidente, in Italia, in Europa, dei costumi e degli stili di vita che non offendano così gravemente Dio in questa materia. Perché ti ripeto, non si tratta del centimetro di più o del centimetro di meno, cioè stiamo proprio a livelli grossolani, brutti, cioè proprio nudismo. Cioè, non lo so se so soltanto io, insomma, che noto cose di questo genere, non, ripeto, non lo so. Ora, tutto questo discorso è chiaramente strettamente apparentato col mondo della pornografia, perché la pornografia non è altro che la sorella gemella, sia del nudismo di cui abbiamo parlato oggi, che delle mode invereconde di cui abbiamo parlato principalmente nelle puntate precedenti.
La pornografia è una vera e autentica piaga purulenta che è sbocciata da una società corrotta e corruttrice, e non se ne può più. Ecco. Il suo avvento ha avuto un'escalation lunga e continua. Ecco. Cominciate, diciamo, nel XX secolo, qualche attrice un po' troppo esuberante, usiamo questi eufemismi, che cominciava, come dire, a posare in maniera un po' troppo procace o a farsi riprendere in maniera un po' troppo procace. E poi, come sempre in queste cose, la regola della trasgressione è questo qui: gettato il primo sasso, è fatta. Cioè si comincia dal poco e poi generalmente il poco dice, vabbè, è una piccola trasgressione, però insomma ci può stare. Ci può stare, insomma, perché rotto un argine, dopodiché, visto, è come quando si fa una fessura. O immaginate una diga su un lago. Se in una diga su un lago io faccio una piccola fessura, anzitutto quella è una piccola fessura, non è la stessa cosa che se non ci sia. Però una piccola fessura tu la fai, d'accordo? E esce un filino d'acqua, ma inevitabilmente. Questa è fisica, non è un'opinione. Con il passare del tempo, la violenza e la forza di quell'acqua, quel buco lo apre, lo scava, ci può mettere. È solo questione di tempo. Dipende dal materiale in cui la diga è costruita, ma piano piano si allarga, si allarga, si allarga, si allarga. Quindi quel filino diventa un filetto, un filone, un getto d'acqua, un gettito forte, uno spruzzo, un gettito. E fino a quando la diga non si rompe. Noi ormai siamo ben arrivati alla rottura, ormai stiamo proprio a si salvi chi può in maniera totale. Allora, questo processo, lo sapete che è stato studiato a tavolino? Non è stato un processo casuale. Certamente l'architetto sovrano, io non ho alcun dubbio, abita nei sottosuoli del pianeta Terra. Ecco, ma questo architetto sovrano non può fare le cose se non c'ha come collaboratori, perché i suoi servetti umani, d'accordo? Che sono quelli che concretamente vivono e operano sul pianeta Terra e possono collaborare con lui, ai suoi disegni, o collaborare con Dio all'avvento del suo regno. E ricordiamo sempre il Vangelo di domenica scorsa, nella sua estrema serietà e direi quasi crudezza, ce lo ha ricordato, il mondo è spaccato in due, tra i discepoli di Gesù e i discepoli del mondo, i quali perseguitano i discepoli di Gesù. Gesù dice: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, sarete traditi da tutti, perfino dai genitori, dai fratelli e dagli amici, metteranno a morte o qualcuno di voi. Era il Vangelo di domenica scorsa. Quindi certamente ricordiamo sempre, stiamo attenti ad avere una immagine illuminata della storia della umana. Ci ho fatto alcune prediche domenica scorsa. Allora, noi, come discepoli di Gesù, cerchiamo la pace e il bene con tutti, non rispondiamo al male con male, diffondiamo l'amore, non stiamo a insultare nessuno, a offendere nessuno, né rispondiamo al male con il male. Ma non illudiamoci sul fatto che sia possibile costruire una fratellanza universale. Secondo il Vangelo, questo non è. Non perché noi non dobbiamo farlo, o non dobbiamo spostarci, o non dobbiamo spostarci perché Dio non lo vuole, ma perché c'è in atto una guerra, c'è qualcuno che questa cosa non la vuole. E siccome sa che i discepoli di Gesù sono gli unici che potrebbero costruirla, scatena l'inferno. E né in nome della pace noi possiamo mai e per nessun motivo scendere a compromesso con il male. E io, durante un'omelia, e lo ridico qui, dico, ma scusate, vogliamo pensare alla vicenda umana del figlio di Dio fatto uomo? Gesù era buonissimo, era pieno di misericordia, era pieno di carità, era pieno di dolcezza, diceva anche la verità, ma non aveva uno stile dirompente o a volte, se vogliamo, anche, Dio mi perdoni, urtante, come poteva avere un San Giovanni Battista, o come poteva, per esempio, manifestare un San Pio da Pietrelcina, l'abbiamo sentito la volta scorsa, no?
Questo mi dice: maiale che mandi tuo figlio così, in giro così, e io lo mando a quel paese e dico: ma che sei matto? Ma chi ti conosce? Che vuoi? Come ti permetti di parlare così? Gesù non aveva questi modi. Eppure lì si è scatenato un inferno contro, Si è scatenato, ma con una violenza e con un odio e con una crudeltà efferata. Qualcuno si è impressionato vedendo la passione di Mel Gibson, ma che ti impressioni? La passione di Mel Gibson dice meno di quello che è successo al figlio di Dio. E come ce lo spieghiamo questo? Cosa aveva fatto Gesù di male? Sentiamo. Non era lui il promotore della pace universale? Non era lui che predicava l'amore verso tutti? Non era lui che predicava e metteva in pratica, tra l'altro, l'amore al nemico? Senza però mai scendere a compromesso col peccato. Questo era il problema di Gesù. Perché il peccato lui non lo faceva. E quando lo vedeva fare, pur con molta carità e dolcezza, lo denunciava. E quando incontrava l'ostinazione protratta, pervicace e tetragona, tipo dei farisei, come si vede nei Vangeli, alla fine gliele cantava, e alla fine gliele cantava bene, senza nessun timore del fatto che fossero potenti e altolocati e che potessero fare e ordire quello che poi di fatto hanno fatto. Questo è da un punto di vista umano, storico, che si ferma alla storia contingente senza voler assolutamente aggiungere altro. D'accordo? Io sto raccontando questo fatto perché dobbiamo un attimo aprire un attimo un pochino anche gli occhi, e noi siamo sotto tiro in quanto cristiani. Certo, noi non siamo come Gesù, quindi può darsi che a volte, io questo mi ci riconosco, sono i nostri modi che urtano il prossimo, non il messaggio che portiamo, e dobbiamo convertirci. Però tu ti puoi convertire quanto ti pare. Perché non penso che puoi diventare più santo di Gesù. Ma se le cose si mettono a male per Gesù, tanto da fargli fare quella morte che ha fatto, non credo che si mettano molto meglio con i suoi discepoli. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E un discepolo non è da più dal suo maestro, e un servo non è più grande del suo padrone. Sono parole che ha detto Gesù. Quindi, quello che è successo a lui, succede necessariamente anche a noi. Allora, quindi c'è in atto una guerra contro i nemici di Dio e contro, per esempio, i fautori di queste cose. Non è una guerra che noi vogliamo o che noi abbiamo iniziato, è una guerra che loro ci combattono e in maniera violenta e agguerrita. Noi dobbiamo combattere con le armi del bene, opponendoci serenamente, e tanto più tu spogli le persone, tanto più io mi copro. Ecco perché oggi è il tempo delle persone, a mio avviso, coraggiose, che abbiano il coraggio di compiere dei gesti forti, anche alternativi. Ripeto, non sono obbligate. Ci abbiamo il libero arbitrio, non si tratta di fare peccato o non peccato, vado all'inferno o non vado all'inferno, devo fare così o devo fare colà. Non posso, noi stiamo studiando i 10 comandamenti, li studiamo bene, perché comunque bisogna sapere quali sono i limiti tra il bene e il male. Però non ci si può fermare lì, perché in alcuni momenti c'è da fare qualcosa di più, in vista di un bene più grande. Certamente nessuno ci impone o ci spara col fucile, però indubbiamente chi ha il coraggio di farle sarà, ripeto, ricompensato da Dio. Allora, in un interessantissimo articolo reperibile nel web, quindi a chi gli interessa prenda carta e penna, ecco perché questa è una cosa che si può trovare online. È un articolo curato dall'associazione che si chiama Centro Culturale San Giorgio. L'indirizzo web è http://www.centrosangiorgio.it. /occultismo/masoneria/articoli/pagine-articoli/massoneria/comunismo/corruzione.htm. Comunque penso che su Google basta fare una ricerca, Centro Culturale San Giorgio, e a fianco cliccare Manuale per i comunisti della Florida, perché di questo articolo si tratta. Allora, leggo adesso, quindi cito. Comincio a leggere dall'articolo, quindi sono citazioni. Ecco un diktat estratto dal manuale per i comunisti della Florida.
Allora, corrompete la gioventù, alienatela dalla religione, fissate la loro attenzione sul sesso, lasciateli diventare superficiali, distruggete il loro idealismo, provocate con ogni mezzo il crollo delle virtù morali, dell'onestà e della purezza. Cito sempre l'articolo, eh? Dalla parola d'ordine del Partito Comunista Italiano. Qui stiamo parlando di partiti comunisti, non del PD, o sappiamo che, a quello che dicono gli attuali esponenti della sinistra, hanno preso alcune distanze, anche sostanziali, dai comunisti nudi e puri, puri e nudi. Poi, chi è esperto di politica, verifichi se queste distanze sono reali oppure no. Perché poi io non entro nel merito, qui si sta parlando di realtà che sono storicamente datate. Ecco, piccole precisazioni perché dopo non voglio ingenerare equivoci, non sto facendo nessuno, sto citando un articolo, d'accordo? E vedremo che ci saranno per tutti, eh? Ecco. Allora, quindi, dalla parola d'ordine del Partito Comunista Italiano, il nostro compito è di promuovere l'ondata della pornografia e di presentarla con simpatia come il fine supremo della libertà artistica. Quindi promuovere l'ondata della pornografia e di presentarla come il fine supremo della libertà artistica. Cioè il nudo, sappiamo benissimo nel secolo scorso, era espressione insindacabile dell'arte. Veramente questa idea è sempre stata un pochino in giro, perché non è... Ci sono attestati nel corso di tutta la storia dell'arte esempi di nudo. Certo che nei tempi recenti si sono andati un pochino più ampliando e moltiplicando, no? Ecco ora le parole del leader sovietico Lenin, 1870-1924. Se vogliamo distruggere una nazione, sentite, dobbiamo prima distruggere la sua morale, poi ci cadrà in grembo come un frutto maturo. Svegliate l'interesse della gioventù per il sesso e sarà vostra. Terribile, eh? Sono parole di Lenin. Non sono prediche di un sacerdote bacchettone moralista, eh? Questi il gioco l'hanno capito molto meglio di noi, che a volte, a mio modestissimo avviso, specialmente nei tempi ultimi, stiamo un po' minimizzando il problema. Riprendo la lettura. Dalle direttive date ai comunisti degli Stati Uniti, abrogare tutte le leggi contro l'oscenità, distruggere il senso morale diffondendo la pornografia nei libri, nei periodici, nei film, alla radio e in televisione, presentare, guardate questa profezia dei tempi attuali, le degenerazioni sessuali come normali, naturali, favorevoli all'equilibrio psichico e igienico. Non commento questa frase, perché se uno c'ha il cervello aperto, penso che la stretta attualità sia un commento vivente, perché questa cosa è riuscita. Presentare le degenerazioni sessuali come normali, naturali, favorevoli all'equilibrio psichico e igienico. Ripeto, direttive date ai comunisti degli Stati Uniti. Ancora, distruggere la famiglia favorendo le unioni libere e il divorzio. Ripeto, direttive date ai comunisti degli Stati Uniti. Ancora, un estratto dal libro Asiatici, 1925, quindi qui stiamo parecchio in là, quindi questa è un'operazione lunga e pazientemente portata avanti. Il romanziere Arthur Landsberger, 1876-1933. Sentite, un paese non è altro che un corpo gigantesco. Chi regola le sue funzioni genitali influenza tutto il corpo e lo riduce in suo potere. Si prende un paese attraverso il suo istinto più sviluppato e allora quella generazione, senza più ritegno, perderà le sue forze e sarà in preda a un'ebbrezza di cui noi potremo regolarne la durata, creando sempre nuovi stimoli
Sapremo rendere permanente quell'ebbrezza e fare del paese un'isola di ossessi. Non so se... Cioè, è impressionante. E sentite il pensiero di Mikhail Bakunin, noto notissimo rivoluzionario russo, che è iniziatore del movimento anarchico internazionale, vissuto molto prima, no, sì, vissuto prima di Lenin, perché quando lui è morto Lenin aveva soltanto 6 anni. Bakunin è nato nel 1814 ed è morto nel 1876. In questa rivoluzione, la rivoluzione rossa, dovremmo risvegliare il diavolo nel popolo e in lui le passioni più vili. Apro una piccola parentesi. Vedete perché la Madonna Fatima aveva detto: convertiamo la Russia al cuore immacolato di Maria prima che la Russia diffonda nel mondo i suoi errori? Mi pare che l'ho già detto in altre circostanze. Il problema grande del comunismo non è ciò in base a cui il comunismo ha sedotto con una parvenza di bene masse e popolazioni intere, cioè il mito della difesa dei poveri e della giustizia sociale, valori che sono condivisibilissimi, perché noi che non siamo comunisti in questo senso stretto, abbiamo parlato durante i 10 comandamenti, non si opprimono i poveri, non si froda il salario giusto agli operai. Sono valori sacrosanti questi. Però dietro questa facciata, che è quella che poi ha avuto presa, c'era uno, il materialismo storico, quindi la riduzione della storia a lotta di classe tra ricchi e poveri, e quindi il mito della felicità terrena raggiungibile come livellamento universale delle ricchezze. Sto semplificando, ma questo è il comunismo. Funzionale a questa idea c'era l'altra, che era la perdita di Dio. Quindi la morte di Dio, quindi perché Marx diceva: se stanno a pensare al Padre Eterno, la religione è l'oppio dei popoli, perché fa vivere le persone con l'illusione che tanto qui dobbiamo soffrire un po', poi le cose andranno un pochettino meglio e nessuno si impegna per instaurare la dittatura del proletariato. Questa era la sua idea. Funzionale però a questo obiettivo, cos'era? La distruzione della morale cattolica. E la morale cattolica, ragazzi e ragazze, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. È sempre stata fortemente polarizzata sulla dimensione sessuale. Non dobbiamo avere paura di dirlo, perché questa dimensione è un problema se non è vissuta secondo la volontà di Dio. Punto. Voglia di bacchettoni moralisti, tutto, è così. Allora, se io devo distruggere l'idea di Dio e di morale in un popolo, qual è il sistema migliore? Sfrenatezza delle passioni, nudismo, perché tanto, cioè, voi capite che, cercate di capire, cioè, se tu mettessi me, che sono un consacrato, mi mettessi, non lo so, avete visto come in alcuni film dell'orrore, mi metti gli spilli davanti agli occhi e mi costringi a guardare delle immagini oscene, a me, io con la volontà, se sono santo, respingo e mi ripugnano, ma non posso guardare alcune cose, purtroppo, essendo figlio di Adamo e di Eva, senza che questo comportano delle reazioni da un punto di vista sessuale. Poi se c'è qualche prete o qualche vescovo o qualche papa, cioè, scusate, se San Francesco si è dovuto rotolare nudo dentro la neve perché aveva delle pulsioni, che capite tutti quali sono, oppure buttarsi un'altra volta dentro le spine, che significa? Oh, ma quello era San Francesco, Non so, ragazzi, se voi sapete, oggi c'è il mito delle penitenze che faceva San Francesco e come viveva San Francesco. Tutta la mattina alla sera a pregare, a fare penitenza, a piangere i propri peccati, a predicare e col breviario in mano. Questo faceva San Francesco, con una povertà assoluta, mangiava mai, non beveva mai, non concedeva niente a se stesso, dormiva sulle pietre. Questo faceva San Francesco. Eppure San Francesco l'ha buttato tutto in mezzo alla neve. Quindi, se tu stuzzichi queste cose, inevitabilmente hai successo, perché non c'è difesa da questo, capite? Cioè, ci sarebbe soltanto, per i maschietti, ci sarebbe soltanto una difesa, una sola. Devi andare in ospedale e devi farti fare un'operazione. Perdonatemi se sono così franco. Quindi,
e quindi distruggere la possibilità che ci siano delle reazioni, delle pulsioni di tipo concupiscente. Altrimenti non c'è niente da fare. Per quanto tu possa essere innamorato del cielo e amare la castità, ripeto, questi sono atti che si compiono con la volontà, ma la concupiscenza, purtroppo, fino a quando siamo in questa carne, è attiva e bisogna tenerla a bada. Per questo che bisogna essere molto prudenti anche con i gesti, le persone consacrate. Voi non dovete offendervi. Se per esempio incontrate una suora e dovete andare per dare il bacetto, vedete che questa suora rimane un pochino sulle sue, no? O anche un sacerdote. Perché sono gesti di per sé stessi innocenti. Ma voi dovete capire che a volte anche nell'innocenza assoluta può bastare per una persona che vive in castità assoluta, assoluta, da 20-30 anni, potrebbe bastare un lievissimo movimento per turbarla. Ragazzi, che vogliamo fare? Non c'è difesa da questo. Io spero che alla luce di queste catechesi lo capiate. Cioè, questa è la permanenza degli effetti del peccato originale in noi. Per cui se tu vai a fare un dilagare di un porcaglio assoluto, perdonatemi il termine, pornografia e nudismo dappertutto, è ovvio che corrompi la società, perché tutti gli andranno dietro, non ce la fanno a resistere. A meno che non vanno tutti quanti in giro bendati. Allora, continuo ancora. Jan Co, 1925, non mi ricordo la data, era scrittore e giornalista francese. Sentite, quando l'uomo sarà divenuto un essere che striscia, guardate, che grugna e salta sulla femmina, sentite che roba, e voi continuerete soltanto ad accarezzare il suo sesso e a scatenare la bestia che è in lui, allora il porcile diventerà un macello. La carne che offrite nelle vostre riviste illustrate è buona tutt'al più ad essere venduta, schernita, torturata, uccisa e bruciata. Sentite che linguaggio. Ancora, direttiva massonica. La prima conquista da fare è la conquista della donna. La donna deve essere liberata dalle catene della Chiesa e dalla legge. Per abbattere il cattolicesimo, ascoltate bene, bisogna cominciare col sopprimere la dignità della donna. La dobbiamo corrompere assieme alla Chiesa. Diffondiamo la pratica del nudo. Guardate, prima le braccia, poi le gambe e poi tutto il resto. Alla fine la gente andrà in giro nuda o quasi. E ritorniamo da dove siamo partiti, eh? L'ultimo atto delle spiagge. È incredibile leggere queste cose oggi. Senza più battere ciglio. Ripeto, alla fine la gente andrà in giro nuda o quasi, senza più battere ciglio. E tolto il pudore, si spegnerà il senso del sacro, si indebolirà la fede, la morale, no, si indebolirà la morale, scusate, e morirà per asfissia la fede. Unica postilla. Queste parole e il loro compimento sono semplicemente sotto gli occhi di tutti. Capite? E si prova una pena straordinaria nel vedere a che punto di degrado e di obnubilamento della coscienza siamo arrivati, che in qualche chiesa si vedono donne così quasi descritto, nude o quasi, a che vanno a fare tranquillamente la comunione. Tranquillamente. A quello addirittura che raccontano, ma voglio sperare che non sia vero, però le ho sentite queste cose, quindi io le racconto così come le ho sentite. Gli ascoltatori sanno se, e spero che quando sentono queste cose dicono no, io queste cose non le ho mai viste, me lo strauguro. Qualcuno dice, in qualche chiesa, ministra straordinaria della Santa Comunione, che dà la comunione in toppino o in minigonna con smalto rosso fuoco sulle dita. La cosa che lascia sconcertati non è il fatto in sé, è che quella povera disgraziata che sta facendo questa cosa, voglio ben sperare che non si renda minimamente conto di quello che sta facendo, perché altrimenti, voi capite, che è una collaboratrice, forse volontaria bisogna pensare, di Satanasso, cioè che è una persona che... Quindi se fa una cosa di questo genere,
vuol dire che la sua coscienza, a forza di, per il compimento di tutte quante queste cose, cioè che a forza di dilagare, ha azzerato il senso del pudore nelle coscienze, e per cui si fanno delle cose che sono oggettivamente aberranti, come se niente fosse. E se qualcuno si azzarda a dire ah, è un bacchettone, è un retrogrado, è un anacronista, è uno che insulta le persone, che giudica, che condanna, che non ha carità. Al termine di questo, io invito le donne a essere forti e ad essere, se ci riescono, coraggiose. E invito anche gli uomini ad essere seri. Ecco. Per quanto possibile, combattere, disprezzare tante cose, anche se ci costa un po', e riscoprire la bellezza e la dignità dell'amore santo. Amore santo verso Dio, per quelli che sono consacrati, amore santo e bello verso la propria sposa, per chi consacrato non è. Abbiamo però il coraggio e la forza di mettere un argine e un punto fermo a questo dilagare di fango. Io vi saluto, vi do la benedizione su tutti gli ascoltatori e su tutto quanto lo staff della Radio Buon Consiglio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e dandovi, se volete e se credete, appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.